ritengo doveroso ringraziare le istituzioni e in particolar modo il sindaco De Magistris, Nino Daniele, l'assessore e quanti hanno collaborato nella realizzazione di questo evento. Ci sono incontri, appuntamenti che diventano avventure d'amore, i giorni della vicinanza e dell'abbraccio forte, e l'invisibile diventa sostanza, materia, come il ricordo di Massimo, vivo, palpitante, quasi ci restituisce il suo respiro, perché riesce a trattenerlo qui, nel calore e nei colori della vita. È bello stare qua oggi, eh? È bello perché siamo testimoni del legame, della complicità che ancora esiste tra Massimo e Napoli. Napoli gli regala un angolo della città, una rampa di scale, e Massimo l'arreda con il ricordo incancellabile della sua arte. Nelle recensioni dell'epoca un giornalista definì il film, scusate il ritardo, un gioiellino. I miei ricordi, questo film si sbraccia, svetta, perché ritengo sia il trionfo della dimensione domestica di Casa Troisi. I personaggi portano il nome dei familiari, Alfredo come papà, Anna, Patrizia, la piccola Valeria, e il personaggio principale, il fratello Vincenzo, timido, riservato, composto, e lui la ribellione la sussurrava, e Massimo si era ispirato chiaramente a lui. E Alfredo, alias Massimo, che nasce in questa famiglia semplice, modesta, ma diventa un attore famoso, senza passare dalle maglie della politica, il sindaco tranquillo, della cattiva politica, e né dalle selezioni delle accademie. Con un colpo di genialità ebbe la capacità di fondere e di confondere il vero, la realtà con la fantasia. Ma forse Massimo in cuor suo sapeva che quel film non era un'avventura cinematografica, ma era un viaggio interiore. La fatalità ha voluto che oggi ci stessimo qua tutti a ricordarli insieme, Massimo e Vincenzo, tutti e due gioielli di famiglia. Averceli avuti è stato un dono della vita, e chiudo qui perché mi pare già di sentirli che mi dicono: Rosa, mi sa allargare, perché fa fritto, che stanno a fare, sono i mai. Grazie a voi.